Amici di Telidea, buona serata a tutti e benvenuti allo stadio Piangiani di Tavernelle Val di Pesa per assistere alla partita del campionato di Serie D Girone, 29esima giornata, 12esima della giornata di ritorno, fra la Pianese e cerca di sbrigarla dalle donne nel mezzo, bellissima palla, grandissima anche questa l'occasione per la Pianese, esattamente al 17esimo per Proietto, ancora Remi Mignani, era lì grande occasione per Simeoni, Cocò alla caccia del pallone, le donne, stop di petto, limite dell'area, salta due uomini, botta, bellissimo di destro. Le donne, questi sono i gol di le donne, ma il bel lavoro veramente, perché ha dribblato l'uomo al limite dell'area, è stato molto calmo e poi ha piazzato la palla al palo opposto, non facile da raggiungere per il portiere. 35esimo del primo tempo, bellissima palla dentro l'area per Di Martino, sempre movimenti dentro l'area con grosse spinte di testa, bella palla, gran colpo di testa ma grande reazione di De Fazio, lancio profondo, ancora la caccia del pallone è la formazione che crossa il secondo palo, bellissima palla per il numero 19 Petronelli, che però non aggancia la palla. Le donne per Mignani, le donne ancora, Mignani, no! Occasionissima, molto probabilmente è stato un po' egoista perché c'era Mignani, autore di ben 17 reti da quest'altra parte, solo Soletto. Fischio finale, la Pianese vince 1-0 in quel di San Donato Tavernelle. Partita molto importante per il campionato, si abbracciano tutti i giocatori e i tifosi della Pianese si fanno sentire. Partita molto piena di insidie e molto nervosa, ma molto bella sul piano emotivo. Mister Fabio Prosperi, che oggi lo vedo molto provato, ma non fisicamente, ma nervoso. Una partita molto intensa, una partita a me personalmente è piaciuta moltissimo, sia da una parte che dall'altra. Ho rivisto una grande Pianese, ma non di calcio, di gioco, di mentalità. Mi sono piaciuti moltissimo tutti, perché hanno creduto e stanno credendo veramente in questo campionato. Siete di nuovo in testa. Siamo in testa, adesso non conta nulla. Sì, ci manca ancora 5 partite. No, a parte quello, noi dobbiamo proseguire. Come ho sempre detto, ripeto, anche dopo qualche sconfitto, qualche mezzo passo falso, noi dobbiamo solo lavorare e prepararci la domenica al migliore dei modi. Poi, una volta arrivati alla domenica, andiamo a cercare di dare il massimo. Non abbiamo altra scelta. Oggi ho visto una grande mentalità. Io invece, ragazzi, la mentalità non gliel'ho mai vista perdere, neanche dopo la sconfitta col Ponzacchi. In allenamenti di martedì perfetti, poi ci stanno i momenti, ci sono gli avversari, ci sono gli episodi, ci sono tante cose. Quindi, certo. Ripeto, io, ragazzi, proprio non ho mai avuto nulla da dire, perché come atteggiamento, come voglia di lavorare, come applicazione sono... Lei poi le vede tutti i giorni, tutta la settimana? Io li vedo da parecchio tempo e quindi... Veramente sono ragazzi in gamba a cui devo tanto, come devo tanti ragazzi che mi accompagnano nello staff, perché pronto, allora il lavoro posso dire una cosa, è tanto, e forse da solo no forse no, da solo non, non avrei niente. No, saremmo già 30 punti dalla prima. Posso dire una cosa che lei sicuramente non accetterà che io dica? Pronti per il salto di qualità? Chi? Noi? Sì. Noi ci abbiamo da riposarci qualche giorno e martedì ripistare in allenamento, perché altrimenti non possiamo fare niente, perché noi dobbiamo martedì riprendere con grande testa, con grande voglia, senza pensare a niente. Io
i risultati me l'hanno detti ora perché non li avevo neanche visti, quindi e non mi interessano, ma perché se noi ci mettiamo a guardare diventa un grande problema. Ecco. Pronti allora per ripartire, a tornare a lavorare per un futuro migliore? No, noi ora migliore di così è possibile. Ora ci riposiamo perché Pasqua si devono riposare, ma martedì dobbiamo riprendere al massimo perché altrimenti, ripeto, l'unica strada che abbiamo è questa, ma proprio come siamo costruiti e come siamo abituati a lavorare. Grazie mille mister Properi, le faccio tantissimi auguri a lei e famiglia. Auguri a voi, auguri a tutta Piancastagnaio. Il mister della formazione del San Donato Tavernelle, Marco Bracchi. Ho visto una formazione molto, molto puntigliosa, molto vogliosa, penso anche con zero sbavature. Avete avuto 2, 3, 4 occasioni nitide, come d'altronde anche loro. Partita aperta, partita bella, a me è piaciuta. Sì, bravo. Si è ripreso dopo, perché non è che ho visto solo una squadra puntigliosa, la mia puntigliosa, è che si è impegnata, ci si impegna sempre e comunque sempre. Io ho visto una squadra forte, San Donato ho visto veramente una squadra che ha tenuto testa alla grande nel primo tempo, perché nel primo tempo diciamo che la Pianese ci ha anche messo sotto per dei tratti, anche se la prima occasione dal gol clamorosa l'abbiamo avuta noi, loro... 3 o 4 occasioni favolose. Sì, ma io parlavo del primo tempo, e poi la Pianese ha fatto questo gol bello, anche se siamo stati un po' folli noi. E nel secondo tempo siamo rientrati in campo, ha giocato solo il San Donato. Io ho visto il San Donato giocare. In tutti i modi. Giocare. E la Pianese addirittura da ultimo, e questo fa piacere, io lo dico ai miei ragazzi, perché delle volte io sono arrivato da un mese e mezzo, te lo dico sempre, non sanno nemmeno loro quanto sono bravi. Che ho visto la prima in classifica e viene a San Donato negli ultimi 10 minuti. E leva le punte. E ha messo. Leva le punte e mette un difensore. Per tenerci, perché arrivavamo da tutte le parti. Chiaramente abbiamo questa difficoltà purtroppo con le squadre forti che si chiudono a far gol. E questo purtroppo. Questo è il calcio. Sì, però capisci, sono occasioni da gol che non puoi far gol. A Livorno 3, si prende un palo dentro, qua e le occasioni per far gol non le fai, e con queste squadre qui perdi, e quando trovi la Pianese perdi. Ed è così, perché il calcio purtroppo non c'è da imparare più niente, non c'è da inventare più niente, il calcio è questo. In ogni modo io ho visto una squadra da lei guidata molto molto convinta di se stesso. Il campionato sta per finire, ma non è una formazione da nono, da posto classifica. Secondo me ne ho viste molto peggio sopra voi. Sono d'accordo, ma io lo dico da un mese e mezzo, ragazzi, e voglio che prendano consapevolezza e che si rendano conto che è una squadra che è forte. Abbiamo questo problema, purtroppo, però è una squadra che gioca a calcio, che crea, che ha occasioni da gol, bisogna far gol, quando capita l'occasione bisogna far gol. Hai detto te, il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è semplice, qualche volta lo vogliamo far complicare, diventare difficile. Però io ho visto una bella partita, come ha detto prima, due squadre si sono affrontate a viso aperto nell'uno contro uno a tutto campo, poi dopo la Pianese giustamente aveva da difendere un risultato e si sono messa a difenderlo alla grande. Il primo posto in classifica te lo impone questo. Vi faccio i complimenti perché ho visto veramente una squadra tosta da categoria e che può farcela. La ringrazio tantissimo, le faccio tantissimi auguri a lei, a tutto lo staff e a tutti i ragazzi. Grazie mille. E augurissimi. Auguri anche a voi e grazie.